Cambiamenti climatici, siccità, incendi e crisi idrica. È una congiuntura devastante quella che sta falcidiando il comparto dell'agricoltura, con raccolti dimezzati e perdite di guadagni. A suonare l'allarme nelle campagne sono le associazioni di categoria, che si appellano alla politica per risolvere almeno il problema dell'altissima dispersione idrica dei consorzi di bonifica. Danilo Merz, direttore di Coldiretti Abruzzo, quali sono i danni che rischiano i raccolti? La situazione è molto seria, per non dire drammatica, e allo stesso tempo è anche assurda, nel senso che i danni alle colture ci sono dappertutto, insomma, in termini di quantità soprattutto, perché riguarda i cereali, a tutti, ad esempio ai foraggi e così via, c'è stata una produzione molto bassa, incomincia a risentirne anche la vendemmia, e nello stesso tempo abbiamo una situazione dei consorzi di bonifica drammatica, nel senso che noi continuiamo a inseguire le rotture sugli impianti distributivi e soprattutto avendo i consorzi una gestione commissariale, tutti i consorzi dell'Abruzzo sono commissariati, il commissario per legge ha il compito di far quadrare i conti e quindi non può programmare il futuro. In questa situazione di adesso, con i fondi che stanno arrivando dall'Unione Europea sulla transizione ecologica, con inserito nel PNR nazionale un progetto di realizzazione di 1000 piccoli bacini per l'accumulo dell'acqua quando c'è, per poterla utilizzare quando non c'è, se l'Abruzzo non va immediatamente alle elezioni a dare un governo a questi consorzi che possano programmare il futuro, rischia di perdere tutti questi finanziamenti. Quali sono eventuali soluzioni a questi problemi? Noi nei primi giorni di luglio abbiamo fatto un consiglio della Federazione Regionale insieme all'assessore Imprudente e al direttore generale dell'ANBI nazionale, e l'assessore ha dato la sua disponibilità a indire le elezioni. È passato però un mese e mezzo e ancora indizione di elezioni non se ne vedono, e quindi noi la settimana scorsa abbiamo inviato un ulteriore sollecito all'assessore per iscritto e adesso attendiamo i fatti, diversamente ci dovremo mobilitare. La vendemmia 2021 qui in Abruzzo è alle porte e per i varietali precoci inizierà sicuramente subito dopo Ferragosto ed in parte sarà anche anticipata a causa della siccità che stiamo vivendo. Le aziende vinicole, viticole dovranno fare conti sicuramente con delle rese minori, stimate intorno al 15% minimo, e con dei costi di coltivazione più elevati per riuscire a mantenere gli standard qualitativi delle uve e dei vini a cui siamo abituati. La siccità e il calore di certo non sono amiche di uno stato vegetativo ottimale per le nostre viti. E le alte temperature delle ultime settimane hanno arrestato in molti casi la crescita, soprattutto per i vitigni a raccolta più tardiva. I cambiamenti climatici in atto, insieme alla grave crisi idrica che stiamo vivendo, rendono davvero eroico il lavoro dei nostri agricoltori, che necessitano di politiche di sostegno altrettanto incisive ed impattanti, fondamentali per poter avere gli strumenti per affrontare le numerose e ambiziose sfide che ci attendono nei prossimi anni.